Sono quasi le 2:15. Oddio, come quasi le 2:15? E l'autobus che non arriva mai. Senti una cosa, Revilli, chi è? Revilli, chi è? Ti sembra questo il momento adesso di... Poi lo conosci da un secolo? No, dico esattamente, che posto ha in ditta, che cosa fa? Ah niente, ufficio costi, che è un reparto dell'ufficio di produzione, quello che dirigo io. Strano. Strano, perché? Pensavo che fosse più di te. Perché? Ha l'aria così importante? Tutt'altro. C'è un motivo. Cosa? No, è meglio che non ti dica niente, tanto è inutile. Dai, cosa c'è adesso, su? Ma è inutile, ti ripeto, io ti conosco. Anche se te lo dicessi, tu non faresti una piega col carattere che hai. Io che sono tutti questi misteri, eh? Parla, vai. Bene, sappi che il tuo Revilli, che sta sotto di te, ha uno stipendio che è almeno il doppio del tuo. Ma figurati. Lo so di sicuro. No, ma tranquilla. Ma se vai alle chiacchiere di sua moglie stai fresca, perché la Nora ha le sue manie di grandezza. Proprio ieri in casa sua, sullo scrittoio, lui aveva dimenticato il modulo dello stipendio, sai quella strisciolina gialla? E io ho visto, voglio dire, ero lì in piedi per caso e gli occhi mi sono caduti sulla strisciolina. Sai che c'era scritto? Calcolate tutte le detrazioni, importo mensile netto, 247.000 lire. Non crederci! Ma no, stai tranquilla, avrei letto male. Del resto lo sai bene che la Nora si è fatta il visone. Ah, uffa con questo visone però, sembra che per voi donne non possa esistere altro. Ma tu non capisci, il visone è come appartenere a un'altra razza, altro che classi sociali, visone o non visone, Essere o non essere? Io, se ripenso a quello straccetto striminzito di Agnellino di Persia, che ha ormai 8 anni, e 3/4 per giunta. Che cosa vuoi che ti dica, Se vuoi risparmieremo, dai, su, voglio dire, con un po' di pazienza, chissà, magari arriveremo anche noi al visone. Ma lo sai quanto costa? Ma presto a poco. E in quanti anni tu pensi che noi potremo? Allora, limitandoci nelle spese, senza proprio questo negarci di andare al cinematografo ogni tanto, ecco, faccio il conto, circa 90 anni. Senti, guarda, è meglio che te ne vai, sciò. Ma lo sai, guarda, che mi sta qua? Che cosa? Che cosa? Ma questa storia dello stipendio di Revilli, adesso io capisco certe cose che diceva, certi discorsi che faceva dalla barca, le vacanze alle Canarie, io che... Basta, non parliamone più. Quando ti dico che non sai farti valere, che ti fai mettere i piedi in testa da tutti, mi salti su come un basilisco. Ma lo sai che non mi va giù? E adesso te ne accorgi? Ma perché fare discorsi inutili? Tanto lo sai meglio di me che non troverai mai il coraggio di far valere le tue ragioni. Sei un caro uomo, ma uno di quei conigli... Ma lo sai che non mi va giù? Davvero? Tu a me lo chiedi che... davvero, sì, davvero, lo capisci o no? Che alla fine anche all'uomo più mite e remissivo del mondo arriva la goccia che fa traboccare il vaso, adesso lo capisci o no che io adesso vado in ditta e gliele canto! Ma chi? A chi? Al commendatore Stragioni, non è lui il direttore generale? Gliele canto! Gliele canto, sì, gliele canto, guarda, se non mi dà soddisfazione, un 48 faccio, giuro! Ma lo sai che mi impressioni? Quel fesso di Revilli, 247.000 lire! Va bene, però adesso non esagerare, non farti portare dalla collera, non rovinarlo, povero Stragione! Ah, la pecora, la pecorella, sì, il pusillanime, il coniglio! Ah, la pecorella è stata morsa, adesso la pecorella è una belva! Guarda, se me lo darà l'aumento il porco di Stragione, guarda! Come si esce? Via! Thank you.
Avanti, avanti. Oh, il nostro bravo. Sì. Ma che bella sorpresa, eh? Ma lo sa che è proprio lei, Columella, eh? Campanella. Sì, certo, caro Campanella. Sì. Scommetto che lei non immagina nemmeno che per me lei rappresenta una specie di, come dire, di rimorso, sa? Ah, rimorso? Sì, proprio di rimorso, ah, sa? Sì. Scusi, se sono entrato così che... Ma che scusarla, caro Battistella, siamo fra noi. Campanella. Certo, caro Campanella. Sì. Sono io che la ringrazio di essere venuta, sa? Ah, lei? Io. Ah. Sono felice, sì, felicissimo felice di vederla qui da me, sì, di nuovo, dopo tanto tempo. Ma la prego, si accomodi. Perché, eh? Sì. Sì. Sono proprio le persone a cui teniamo di più, quelle... Sì. A cui diamo più fiducia, che alla fine trascuriamo di più, non è così? Sì, infatti. Dica, sì, caro Campanella. Da quanto tempo è che non ci facciamo una bella chiacchierata in santa pace? Settimane, eh? Ma che dico settimane? Mesi saranno, parecchi mesi. Non mi stupirei se fossero degli anni. Esattamente, proprio 2 anni e mezzo fa. 2 anni e mezzo, ma lo crede lei, caro Campanella, che io per 2 anni e mezzo, tutte le sere, sa, quando si fanno gli esami di coscienza, eh? Io tutte le sere, prima di addormentarmi, pensavo a lei. E Campanella diceva, sì, quel bravo Campanella, te ne sei dimenticato, eh? Sì. Quando ti deciderai a dargli il posto che si merita? Un lavoratore come lui, una colonna dell'azienda, un galantuomo come se ne perso lo stampo, così, sì, dicevo, sa, mi credo ogni sera era un rimorso, sì, provvederò domani, dicevo, devo levarmi questo peso dal cuore, dicevo. Dunque, lei, commendatore... No, vuole dire se sono disposto ad aiutarla, guardi, non parli, non dica nulla, cioè. Vuole che non capisca? Vuole che non sappia immedesimarmi, ma io parola per parola sarei in grado di ripeterle quello che lei aveva in animo di dirmi, eh? Sì, che c'è qualcuno con meno titoli di lei, che tuttavia guadagna più di lei, che questa è un'ingiustizia, che lei ha perso la pazienza, non è così? Ecco, veramente... E lei ha avuto l'impeto di esasperazione, sì, ma chi non l'avrebbe avuto? No, io non l'avrei proprio, sa? No. L'ingiustizia trasforma in tigri, sì, anche le creature più umili e mansuete, non è così? E beh, insomma che... E lei pensava che io non capissi, non sapessi, non mi informassi, uomo di poca fede. Sì. Va bene, oggi deve essere una giornata buona per entrambi, eh? Questa sera ognuno di noi deve tornare a casa più soddisfatto di se stesso. Che ne dice il 150? Come? No, dico, lei adesso... Mi arriva tra una cosa e l'altra, 94, 98? No, 97. Eccolo, vedi? Facciamo un passo avanti, un passettino. 150.000 basterebbe? Ecco, io non speravo proprio che... Lo vede? Sì. Lo vede che non sono più quel drago, quella carogna, quel mangia cristiani, eh? Sì, quella gran volpe che si dice. Guardi, io la ringrazio, grazie, no, grazie. No, niente ringraziamenti, sono io che la ringrazio per il suo lavoro, sì. Una sigaretta? Grazie, non fumo. Questa è una virtù, eh. Invece come un dannato fumo. Vabbè. Allora è tutto sistemato. Allora io tolgo il disturbo. Non la trattengo, vada. Vada, eh. Vada. Mi saluti la signora. Certo, eh. Sì. Certo, peccato perché... Peccato? Sì, no, io sa, per lei avevo concepito progetti d'altro genere, ma ormai è fatta, no? Che progetti? Niente, progetti che si fanno ormai. No, commendatore, ma scusi, non vuole dirmelo? Io lo so come siete fatti voi, eh? Quello che si fa per voi poi lo prendete in mala parte. No, non è vero, no? Dica. No, sarebbe stata vero una prova di fiducia, una dimostrazione d'amicizia. Sì, però mi rendo anche conto che le parrebbe strano. Strano? No, perché strano? No, inoltre poi è una faccenda molto riservata. Ma perché, commendatore, ma non si fida di me? Senta, Caparella, mi ascolta. Sì? Io sono vecchio. No, non è vero. Sono vecchio, il cuore già perde qualche colpo qui da un giorno all'altro. No, non lo dica neanche per scherzo. E qui a questa scrivania al mio posto chi verrebbe, eh? Mi ascolta, Caparella? Sì. Senta, se la tenga per lei, io di lei mi fido. Da qualche tempo si parla di grandi cambiamenti. Oh,
cambiamenti. Di certo lei è intesa al volo, eh. Cambio di proprietà, si dice. Subentrerebbe un altro gruppo finanziario. Sa che significa? Che i proprietari di adesso vanno via e vengono nuovi? E ha detto niente! Ma scusi, ma non si rende conto di quello che potrebbe succedere in una simile evenienza? Ecco, non so... Economie! Ma certo, Campanella, se avviene questo cambiamento è pare ormai questione di giorni, eh? È solo per un motivo, perché le cose non vanno come dovrebbero. Campanella, qui, la crisi si sente anche da noi, sa? Ragione per cui la prima cosa che faranno i nuovi arrivati sarà quella di risparmiare fino all'osso. E in che modo, riesci a immaginarlo? Non so, qualche... Ridimensionamento! Bella parola, eh? Sì. Ridimensionamento! Ecco la geniale soluzione, sì. Una cernita, un vacchio, grossi silori in vista. Anche per il sottoscritto, sa? Gli afforti remunerazioni, marsh, si sfoltisce. E chi si salva in questi casi? Chi si salva? Chi si salva? Chi si salva? No, dico, i pesci piccoli si salvano in questi casi, Campanella. Beh, ma allora... E allora le pare che mi sorrida l'idea di vedere liquidare un elemento come lei? No, infatti. È mio dovere in questi casi, se abbia un minimo di coscienza, metterla in guardia, anzi, aiutarla. Sì. A fronteggiare le possibili minacce. A fronteggiare? Ma certo. Sì. Mi piacerebbe sottrarla alla decimazione. Sì. Mimetizzarla. Collocarla in una posizione più riparata, ma è inutile perché voi giovani non vi rendete conto. No, non è vero, commentatore, non è vero. Senta, Campanella, sì. Vuole che le parli col cuore in mano? Sì. Come se lei fosse mio figlio? Sì, sì. Allora, guardi, se io fossi in lei, sì, in una simile congiuntura, sa cosa? Cosa? Ma benedetto ragazzo, ma nascondersi, non mettersi in mostra, a passare la testa, a accontentarsi. Ah, così che? Certo. Vede, io, migliorando la sua situazione economica, praticamente le ho fatto un pessimo servizio. Ma sì, è come mandarla allo sbaraglio. Ah, di modo che lei... Ma certo, io non vorrei che lei un domani avesse motivo di rimproverarmi. No. Potrebbe venirmi a dire, ma commendatore, perché non me l'ha detto? Perché non mi ha aperto gli occhi, caro mio. Qui i tempi stringono, eh? Sì, che cambino noi padroni, io stesso un domani mi vedrei costretto a prendere provvedimenti eroici. Perché dovrebbe essere lei a farne le spese? Io? No, infatti. No. Beh, io... Perché adesso non è che capisco bene, ma lei... Allude all'aumento? Cioè lei dice che forse è meglio aspettare? Cosa vuole aspettare? Ma fare la gente aspettare, infatti. No? Prevenire! Sì, prevenire. Certo! Sì. Cosa fanno i soldati quando il nemico spara? Abbassano la testa, si accovacciano per non farsi accoppare. Si accovaccia anche lei, Campanella, sì. Si accovaccia. Ma in senso figurato, no? Si capisce? Ah, scusa. No, qui conviene una manovra, una finta strategia, sì, una dissimulazione. Qui conviene esagerare in zelo. Ecco, veramente... Che vuole che sia per lei una lieve riduzione dello stipendio, eh? Se invece di 98 fossero appena 80, non sarà la morte di nessuno, no? Ma vuole mettere invece la tranquillità, la sicurezza, la certezza di non andare incontro a dispiaceri. Una riduzione dello stipendio? Ecco, lo vede che non mi sbagliavo, che era meglio tacere. Sì, che lei dà subito alle mie parole un'interpretazione negativa. 80.000, dice? Niente, io mi scervello, mi spremo le meningi per cercare di evitare le guai serie. E lei adesso mi considera un nemico. 80.000? Beh, 70 serve. No. Forse anche 80 potrebbe bastare. Ma commendatore, ma lo sapevo, lei è un ragazzo in gamba. Lei subito fa mettere locale. Bravo. Pensi invece se io tacevo, lei avrebbe avuto il suo aumento di stipendio, 150.000, e poi l'avremmo fatta bella. Proprio lei sarebbe stato falciato alla prima ondata, meno male. Meno male che c'è qualcuno che le vuol bene. Infatti, ma scusi, ma lei commendatore pensa proprio che l'aumento... No, non c'è nessuno, figlio mio, sarebbe stato per lei un cappello. No, io la ringrazio, guardi, lei mi ha cavato proprio da un bel guaio. No, bando ai ringraziamenti, l'ho fatto col cuore. Su, adesso vada. Sì, vada. Vada contento, torni al suo lavoro, Campanella, vi creda? Sì, sì. Che il mio unico cruccio è quello di non poter fare di più per voi. Sì. Questa è la mia unica preoccupazione. Vada, vada!